cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people learning, but figlio dello Spirito Santo, amen. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore, amen. Guarda un po' qui, la grande casa, mi è cresciuti i peli, la barba, poi mi è venuto pure un bruciolo qua sotto qui, però questo qui è una puntura di insetti, allora ci metto un po' di preppe, questo qui è nuovo, l'ho comprato, lo sapevo come stavi a guardare, guarda un po', mi ci metto un po' di preppe in modo che mi si sgonfia, ecco, qui ho tutti i bruciuoli, qua pure, ecco qui pure nel kebab della fronte, nelle scalette del tempio, ora però per i peli bianchi, macello proprio, macello. Sono diventato un relitto umano. Un relitto umano, mezzo non umano. Mi sono umanizzato, però era meglio quando non ero umano al 100%. Vabbè, a essere umani si diventa kebab e imbastarditi. Allora, vabbè, metto la crema un po' nel tempio delle scalette e me levo la maglietta, questa qui, a posto. Allora, e mi metto un'altra volta al dritto questa collana, perché come al solito alla mattina sono dormito, me la metto alla rovescio, perché c'è il numero di matricola dell'argento, perché questa è argento vero, questa collana. E aspetta, adesso si la fa, ecco, ora c'è il numerino, c'è il numerino, guarda, vedi che non si vede bene, però se io già faccio così si vede, vedi che c'è il numerino. Si poteva anche incidere questa collana con il diamante, c'è una punta di diamante che gli orefici incidono i nomi, queste cose qui, le targhette, i numeri, dopo dipende anche dalla persona. E aspetta, ora che io il pizzo bianco, allora in questa produzione video di format e di taglio di barba, qui pure mi è andato a finire male qui il braccialetto. Allora, praticamente in questo format di taglio di barba nuovo, in pratica finalmente ho una novità. Ho una novità che avevo promesso a tutti voi che mi seguite e vi ringrazio. E la novità è questo: il pennello cinghiale. Guarda, mi taglio la barba, però prima di tagliarmi la barba uso questo pennello cinghiale che non ha mai usato nessuno per mettersi la schiuma. Allora, adesso lo bagno, ecco qui, l'ho bagnato un po' di acqua e poi ci metto la schiuma, questa qui Nivea è una vita che me dura, mi sta durando una vita perché la consumo poca, era inizialmente la consumavo tanto, però prima di tutti guarda, faccio così, guarda, il pennello cinghiale che c'è scritto, ci ho verniciato due case con questo pennello qui, guarda, c'è lo spalmo della Nivea, guarda, ecco, a posto, guarda, oh, guarda un po' come penetra nella pelle quel pennello, oh, adesso ci, guarda, con un pennello cinghiale mi sistemo tutto quanto, guarda, mi rinfresca. Ovviamente il pennello deve essere pulito, deve essere pulito un bel po', guarda Nivea Men, la metto un tè il pennello nella peluria del cinghiale e me lo metto qui, guarda un po', me lo spalmo bene, guarda un po' come si propaga bene, però non si vede lo spessore, col pennello non si vede lo spessore,
Ma te ci avrai da discorrere, ci avrai. Dice Matteo Montesi, matto proprio, il pennello cinghiale è fuori, proprio fuori fase. Ma ognuno deve pensare per la propria fuori fase, eh? Perché tanto lo squilibrio è dappertutto. Tu pensa a quel ragazzo che ha ammazzato la ragazza, la ragazza sua, che ce ne aveva due, Salfì un tel grembo. Quello non è peggio, quello altro che è lo squilibrio. Allora ognuno pensi per le pazzie proprie. Io penso per la pazzia mia e te pensi per la pazzia tua, lo squilibrio tuo. Non sei equilibrato, non sei equilibrato. L'equilibrio non ce l'ha più nessuno. Non sei cristiano, non sei cristiano, è solo Gesù Cristo il cristiano. Non c'hai fede. La fede non ce l'hai manco tu. Quindi non ce l'emo nessuno, la fede, non c'emo il diritto da giudicarci e nemmeno da condannarci. Perché nella maniera in cui noi condanniamo saremo condannati. Ecco qua la realtà dei fatti. Guarda, pure nella fronte, nella stempiatura, mi metto la Nivea, guarda. Oh, gusta un bel po', quel pennello cinghiale. Guarda che roba. Guarda. Oh, adesso sì. Con un bel pennello. Adesso ci metto la schiuma, adesso bagno il pennello. Lo bagno nell'acqua e poi ci metto la schiuma Nivea Men. Guarda, allora in questo format, e qui bisogna mettercela tanta, perché sennò ti voglio dire in questo format è una cosa importantissima. Guarda, oh, adesso ci guarda un po' come me impennello bene. Ora un po' come viene bene da un pennellata, guarda, mi pitturo la faccia. Oh, questo sci ci vuole, pennello cinghiale, dopo guarda tutta la laringoiatria, vedi? Tutta la laringoiatria, ora che roba. Guarda, già che ci so fu tutta la faccia, ultimo idrato. Oh, col pennello cinghiale. Vedi? Guarda che roba, to. Vedi? Ti dirai, stai male. Stai male pure tu, però. Perché tutti siamo diventati kebab imbastarditi. Dopo c'è chi è che lo mette in mostra, come me. C'è chi è che come te non lo mette in mostra. In un account falso, fasullo, non lo metti in mostra, però chi è che non lo mette in mostra sono più pericolosi. Allora, a me per esempio, stavo dicendo poc'anzi che sto facendo questo format per far prendere consapevolezza di quanto la pazzia sia estesa oltre ogni limite dalle creature umane e quasi del tutto umane. Quindi a parte questo, però io come persona definito non attendibile, perché guarda che roba, con un pennello cinghiale mi metto la schiuma, quindi ce faccio proprio io, mi do la zappa tra i piedi, perché mi devo fa proprio definire inattendibile a voi che mi state guardando, però a me non mi interessa niente. Però te voglio dire una cosa, io definito così non attendibile, eppure per fare visualizzazione visual e successo usano a me come persona, come motivazione per fare successo. Pensa, usano a me per fare successo, e c'è tanti canali che usano me dicendo male di me, fanno visual, quindi è un merchandising. Io sono diventato un promotore di successo, però io sono al cesso, gli altri sono in successo. Questo, pensaci che roba. C'è tante persone che vivono per me, vivono però per fare visual su di me, parlando di me e distorcendo la realtà più di quella che è, più della pazzia che c'è.
Allora si divertono, adesso con questo video che ho fatto oggi col pennello cinghiale sicuramente faranno pure più successo, perché documenteranno questa mia storia che ho fatto, che ho creato, questo mio movimento con un pennello da muro in faccia, nel kebab. Allora te voglio dire, no? Ti direi, allora non te puoi lamentare, ci fai apposta per fatte usare come mezzo pubblicitario. Però allora a sto punto mi dovete ringraziare, che grazie a me diventate famosi, perché parlando male di Matteo Montesi su internet si diventa famosi, perché se non si parla male di me non c'è le visualizzazioni, ma se si parla male di me c'è le visualizzazioni. È così, allora a parte che tutti è convinti che le visualizzazioni hanno efficacia sulla monetizzazione, invece tutte cazzate, perché le visualizzazioni non hanno efficacia sulla monetizzazione, è il tempo in cui uno investe per guardare il filmato stesso. Quindi dipende il tempo in cui uno investe per guardare il filmato di un utente. Se tu investi diverso tempo per guardare questi filmati, allora ti visualizza e ti monetizza. Ma se tu non investi il tempo per guardare i filmati, ma metti sempre avanti, non monetizza niente le visualizzazioni. Allora adesso io inizio il taglio, guarda un po', con questa lametta di Antonello, che non è male, però le lamette è piccolissime, a differenza di queste qui che ho comprato a risparmio casa, è molto più larghe e più comode. Però va benissimo, dai, grazie Antonello di queste lamette. Ti direi, non te puoi lamentare sempre, dopo che te le danno te lamenti. No, non mi sto a lamentare, ho detto che strette, basta, fa un tantino male. Invece quelle del risparmio casa che ho comprato io fa meno male, anzi non fa male per niente. A posto. Allora, adesso io col pennello, lo sai col pennello cinghiale dopo cosa faccio? Mi rimuovo la schiuma da barba e la crema, propagandomela in tutto il kebab del volto, nella carne del kebab. Ecco, allora io questo video condividetelo a Luca il Baffo, e così Luca il Baffo se fa una risata è fatta finita. Lui non c'ha tempo da venire a trovare, c'ha i figli, controfigli, l'attività, c'ha da fare il barbiere, tutto un continuo, non c'ha tempo da Roma venire a trovare, perché sennò noi ogni tanto ci contattiamo, ci teniamo in contatto. Una volta ogni due morti de papa ci si senti, una volta all'anno ci sentiamo con Luca il Baffo. Luca il Baffo ha iniziato a fare format e taglio de barba, dopo è venuto da me e mi ha fatto un video con i metal detector. Lucio aveva un metal detector che mi pareva, non mi ricordo più come si chiamava, e mi pare che si chiamava un Garrett. Si chiamava Garrett il suo metal detector, invece il mio Lisenok. Dopo purtroppo per pagare l'affitto mi sono dovuto vendere il metal detector, però non è che lo vado in cerca, eh. C'è diverse persone, tra cui Zio Fester su Twitch, oppure un'altra persona mi ha detto: Matteo, te compro io il metal detector, basta che mi assicuri i format col metal detector. Io ho detto: guarda, per me non è importante il metal detector, c'è tante altre cose più importanti nella lista Amazon mia, nella lista Amazon Matteo Montesi, no? La lista dei desideri, no? Delle costrizioni. C'è per esempio più importante il cellulare, però quando potrò me lo farò da per me. Se non lo mandano nessuno, che non ne frega alla gente di Twitch che per vedere le live fatte bene, se deve ne accontentare quello che c'ho. Però chi è che vuole qualche format nuovo, lì nella lista Amazon c'è delle cose molto più importanti del metal detector, perché non è che è indispensabile un metal detector. Certo, se uno vuole vedere il format lo manda, se uno non lo vuole vedere non manda niente, come non detto, guarda questo e basta. Nessuno è costretto a mandare la roba,
Chi è che vuole l'unboxing, per esempio, se lamentene tanti persone, tutti i giorni, tutto un continuo, tutto un lamento, dopo dici che me lamento io. Ma te ci fai apposta perché vuoi l'unboxing? No, no, non lo voglio, no. Però voi altri che ve lamentate che non c'è, ma io mica me posso mandare i pacchi da solo e aprirli, per fare i format. Mica sono milionario. Ci diventerò milionario, ci diventerò. Però per adesso è così, se i fan non contribuiscono, io non lo faccio quel format, però se i fan contribuiscono, se contribuiranno, io lo farò, e dopo non ve lamentate più, e quindi non ci si deve lamentare, se non c'è una roba è perché uno non può farlo, però se invece c'è, deve essere che lo puoi fare. A posto, guarda un po' come che bel taglio che mi sono fatto. Adesso prendo il pennello cinghiale e mi do una pulita bene al volto, propagandomi la schiuma e la crema, che ho fatto un disastro, però questo disastro è stato idoneo per il format. E poi è stato idoneo anche per farmi di male, in modo che più mi sputtanene e più fanno le visualizzazioni e fanno successo. Fanno successo i ragazzetti, i ragazzini e anche dei vecchi dei 50 anni, 60 anni come me, 50 anni come me, stanno lì, siccome non c'hanno da fa niente la vita di loro, c'hanno la vita così, senza motivazione, allora e stanno lì a perde tempo, a piamme in giro, a diffamarmi, a creare canali dove fanno tante visual per di male di me. Almeno gli do il lavoro da fa, gli do il lavoro, vi do il lavoro, almeno fate qualcosa ante la vita, almeno fanno qualcosa, se no non c'hanno da fa niente. Allora ci vuole a me col pennello cinghiale, che sto qui a rinfrescarmi il volto del kebab. Guarda un po', pure dentro le orecchie mi c'entro col pennello, guarda che roba, guarda come mi sono pennellato bene, non è da tutti, non è da tutti a cosaste col pennello cinghiale. Guarda, è spettacolare questo pennello, questo ci ho verniciato due case e ci ho pitturato pure lo scantinato, pensa, con questo pennello. Questo l'ho comprato da Simonetti Enzo, il imprenditore edile dell'azienda edile di Castelfidardo. Dopo c'ha sei aziende, Enzo Simonetti, che lo saluto, ciao Enzo, chissà se mi segue Enzo, mi saluta sempre e quando lo vedo in giro. A posto, guarda, adesso fatto questo mi sono rinfrescato pure il volto, e mi metto un po' di crema Men, che tanto l'ho finita, ora un po' mi idrato la pelle, me la liscio tutta. Per giusto mi dovevo tagliare contropelo, perché contropelo io c'ho sempre la barba, mi cresce in continuazione. Quindi se avete visto tanti personaggi in giro nel web che è famosi, è perché hanno detto male di me, oppure fanno uso dei miei format e hanno creato loro un format che loro, siccome sono persone attendibili, allora però prendendo spunto da me sono diventati famosi. Ecco qua, la famosità si trova solamente se uno dice di Matteo Montesi, se no, se non dici di Matteo Montesi non diventi famoso, a meno che uno non bestemmia rotta di collo, allora se bestemmi a Dio la Madonnina diventi famoso lo stesso, anche se non dici di Matteo Montesi. Guarda un po', il pelo qui è un po' più scuro sto pelo qua, è brutto tanto, mamma mia quanto è brutto. Allora io lo sai cosa fo con questo qui, che me l'ho comprato a Risparmio Casa, vedi? A posto, vedi che roba? Non è che ci dice tanto, adesso che mi sono tagliato un po' dei peli qua su, però era talmente neri che
Era talmente neri che non mi piaceva, perché c'è troppi bianchi qua giù, capito? Quelli neri che paro un dittatore e non va bene. A te mi ha pizzicato qualcosa qui, eh? Mi ha pizzicato qualcosa qui a te. Mannaggia, qui c'è le zanzare qui dentro. Allora, guarda, c'ho questo blister e stavolta i dentifrici l'ho finiti tutti. Sto finendo un po' di tutto, avete da comprare rotta di collo e devo comprare pure queste setole che costa 40.000 lire, le setole costa tantissimo. Nella lista Amazon le trovate, se volete contribuire per il format unboxing e non solo, anche per questo format, nella lista Amazon trovate tutto. Lista Amazon Matteo Montesi sotto le descrizioni di ogni filmato che faccio. Ecco, adesso mi lavo i denti e poi con il filo interdentale mi rimuoverò gli escrementi tra un dente e un altro. Come sa che c'è andato gli escrementi, vedi qui? E guarda un po' che escremento. Gli insetti alieni mi pizzicano sempre qua. Farà il sangue, oh. Si è insanguinato tutto qui la bocca. Guarda che roba, oh. Come quando mi davano i cazzotti quando ero piccolo. Ecco, adesso col filo interdentale mi rimuovo. Ah, è andato via quel pezzo, eh? L'ho rimosso quel pezzo. Chissà quanto è lungo questo filo. 30 metri. 30 metri, allora va bene, dai. Va bene, a voglia. Allora, capito, se si dice male di me su internet, se fai affari d'oro. Siccome io sono un veterano su YouTube, no? Cioè sto dall'inizio proprio al massimo, anche se mi è stato chiuso il canale 4 volte, 5 tra tutto. Quindi apposta so piccolo, no? Gli altri andare tutti famosi per dire male di me, oppure per dire di me. Va così le faccende sul web. Se dice sempre, se parla di uno famoso, così gli altri dicono: oh, questo parla di quello, fa un po' sentire quello che dice. Con la scusa, fammi sentire, diventene famosi. Quindi io sono il carburante per gli youtuber famosi d'Italia. Senza di me non diventavano famosi. Però soprattutto per quelli che non c'hanno da fare niente la vita e stanno lì a di male di me, gli do la vita da fare, gli do la vita proprio, gli do il tempo per lavorare. Me dovrebbero ringraziare. Chi è che dice male di me? Me dovrebbero ringraziare che vedo il materiale per trovare qualcosa da fante la vita. Tu guarda chi ha il sangue, eh? E non mi sa che macello. Che macello, si denti. E adesso Elmex, sì, l'ho finito. L'ho finito Ermex, mannaggia. A posto, dai, mi pare che dovrei tagliarmi contropelo. Allora uso questa Nivea, già che ci sono, la finisco sta Nivea, me la compro un'altra, va. Perché se aspetto a te posso morire resuscitato, se aspetto a te.
ti dirai, cosa mi pretendi? Pretendi? No, no, chi pretende? Io ho detto solo che se aspetto a me, a te, posso morire e resuscitare per usare la roba. Cosa mi pretendi? Pretendi? Guarda, adesso io uso anche questo qua, della metta, questo qui del risparmio casa. Oh, adesso sì. Guarda che roba. Vedi? Contropelo è meglio perché dopo mi fa più liscio pure, capito? Ah, non hai capito? Lo so, pazienza. È molto importante la nivea sotto prima della schiuma da barba, eh? L'ho scoperto io questa cosa qui, eh? Adesso penso che mi imiteranno un sacco di gente. Inizieranno i format del taglio de barba, come me. E poi loro diventeranno famosissimi, io sempre piccolo. Tanto va così il mondo del web. Chi è che crea è quello che non vale niente. Quelli lì invece che imitano diventano lor signori. No, miseo, sta la metta qui eccezionale, eh? Comprata a risparmio casa. È eccezionale. A posto, dai. Adesso io ti saluto e cerchiamo da fare del tutto per volerci bene. Non ci giudichiamo, non ci condanniamo e non ci diffamiamo, perché nella maniera in cui noi ci condanniamo e ci giudichiamo saremo giudicati e condannati noi, quindi non conviene. Non conviene, conviene che compriamo tutto un continuo il prep, ce lo mettiamo da tutte le parti, guarda, così ci disinfetta, ci sistema, ci toglie i brucioli, le punture di insetti, le bruciature, le scottature, le ferite, c'è tutto, tutto. Il prep, guarda, è una crema che è dal 1860 che c'è, 4 generazioni o de famiglia, pensa, il prep è eccezionale, più o meno come il proraso, eh. Pure il proraso è buono, però io ho usato sempre il prep perché me l'ha fatto conoscere Ziolino, buon'anima, eterno riposo, non a Ziolino, signore, spende lui la luce perpetua, riposi in pace, amen. Allora continuo la tradizione di Ziolino, buon'anima. A posto, volemoci bene una volta per tutte, che la vita è corta, eh. Presto ci sarà la cassa da morto a aspettarci, e l'ubitorio, e il fornetto, e il cimitero. Ciao, fine. You can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta
shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want.